Come avete sentito dalle storie di Chiara Maci, questa sera ci sarà la seconda diretta di Filadelfia e appunto la mia seconda ospite è Chiara Maci, grandissima amica, utilissima vicina di casa perché ogni tanto riesco anche a portarmi a casa gli avanzi delle sue cene e quindi ci preparerà una ricetta semplicissima con il Filadelfia alle erbe mediterranee. Qua, vi là, il Filadelfia o la Filadelfia? Qua vi lascio il countdown per ricordarvi della diretta di questa sera alle 7. Ci vediamo dopo. Ok, ciao a tutti intanto. Allora, intanto ogni volta che inizio una diretta c'è sempre quel minuto in cui Ordino il falafel e quando faccio il mix di una cosa che ho ordinato con una cosa che ho nel frigo, diventa automaticamente ho cucinato i falafel. Perché comunque è un po' quella cosa, sai, del Made in Italy, che magari non lo fanno veramente in Italia, però fanno l'ultimo bottone, lo attaccano in Italia, no? Tipo di una camicia e dicono Made in Italy. Ho cucinato se io prendo una cosa dal frigo e la aggiungo al Quindi la delivery. cosa dal frigo è Filadelfia, Esatto. E il il falafel falafel arriva da ordini. fuori, ma se io poi li mischio, quella è cucina. Hai ragione. E certo, perché non ti è arrivato già col Filadelfia in fianco, l'abbinamento l'hai fatto tu. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Andiamo? Uè. Andiamo? Come stai correndo veloce, Gue? Hai un appuntamento? Eh? Sei in ritardo per un appuntamento? Che fretta che c'è! Mamma, quelle zampette velocissime! Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux. Comment te diras-tu? Carine che mi sono arrivate oggi. Officina del Poggio mi manda questo portaborraccia con anche la taschina davanti che userò tantissimo sicuramente, specialmente per andare al parco. Questo è ancora più comodo di quello che ho perché qua dentro ci posso mettere i sacchettini delle Huawei, la pallina, varie cose che mi servono e poi io al mattino quando esco al parco mi porto sempre il mio caffè. Quindi grazie mille, super super cute. Poi, super carini, Costanza e Margherita, che sono mamma e figlia, mi hanno fatto questi due maglioncini per le Huawei. E diciamo che uno è per il bombo, per quando la chiudo fuori di casa, e ovviamente l'altro è per la signorina Wendy. Adesso glieli proviamo. C'è super super cute questo cappellino dipinto a mano. E il brand si chiama Blue Lobster e l'hanno creato due ragazze neolaureate che durante la quarantena si sono date da fare e hanno fatto tutti questi accessori dipinti a mano. Tu sei maleducata. Sei maleducata, io sto facendo vedere il cappello. Il cappello. Un altro regalo che avevo ricevuto qualche settimana fa e poi mi ero scordata di farvi vedere questa maglia di Natale che si illumina. Molto molto divertente. Dentro qui c'ha il pulsantino. Carina anche questa felpa che ho ricevuto, anche questa qualche settimana fa, mi sono scordata di farvela vedere. Wow is mommy. Molto molto cute e morbida anche. Mi ha mandato la collaborazione con Beyoncé e Ivy Park. Questa giacca qui e questa tuta con il pantalone verde. Idea di cosa ci sia qui dentro.
Beh, intanto sappiamo che è per me sicuramente. Carina, non conoscevo questo brand, questi tagli qua sulle maniche, però conosco le mie follower e so che vi dà fastidio quando tengo i capelli dentro alle maglie. Quindi ecco fatto. Siete contente? Amici di Storytel mi mandano la nuova graphic novel di Zero Calcare, A Babbo Morto. Questa action figure di Zero Calcare, oltretutto mi danno anche un codice per utilizzare Storytel gratis 3 mesi, codice che funzionerà solo una volta, solo per una persona, quindi il più veloce che lo utilizza si è aggiudicato Storytel gratis per 3 mesi. Eccolo qui, e spero se lo prenda qualcuno che si ascolterà tanti audiolibri. Dobbiamo scegliere oltretutto il prossimo per il nostro book club noi. Questo pacco di abbigliamento tecnico sportivo per lo sci da parte di questa azienda italiana che si chiama UYN, cioè Unleash Your Nature, che mi scrive che sono stati scelti come fornitori da 9 nazionali di sci e adesso forniscono anche me. Grandissima sciatrice, grandissima sportiva, grandissima appassionata di baite. Molto molto utile in realtà, perché io di solito non ho cose tecniche da mettere sotto la tuta, comunque ogni anno riesco a non trovarle, doverle riprendere, quindi grazie. Questa qua è la penna per giocare a Pictionary Air. Se ti comporti bene diventerà verde, se ti comporti male diventerà rossa e se ti comporterai malissimo ti toccherà una zampa. Ce la faccio.